Agenzia Nazionale per i Giovani e Goodwill presentano Nessuno diventerà da solo, il podcast che nasce dalla voglia di raccontare storie di persone che grazie alla loro passione hanno realizzato sogni e vinto sfide con l'arma più potente, il coinvolgimento delle comunità. Nuovo podcast, grazie innanzitutto a Gennaro Di Cello per aver accettato il nostro invito. Il titolo di questa puntata è Fallo anche tu e poi dimmi, servizio civile e servizio di volontariato europeo. Gennaro, iniziamo subito, con noi oggi c'è Marianna, ma diamo la parola subito a te per raccontarci chi sei e perché sei qui a parlare con noi oggi di questo tema. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. Sicuramente la vostra è un'iniziativa lodevole, non solo perché è autoprodotta, ma poi è realizzata con la partecipazione di tanti giovani, quindi durante la fase dei miei studi, ho studiato a Bologna, al DAMS, e ad un certo punto decisi di prendermi un anno, no, della mia vita e di ritornare in Calabria per fare proprio l'obiettore di coscienza, che in qualche modo ha anticipato il servizio civile. E io ho vissuto proprio un anno che ricordo, porto proprio nel cuore, perché è stato un anno davvero fondamentale nella mia vita, no? Perché, sai, sono quei momenti in cui incontri compagni di viaggio, amici, persone che non solo nel tuo territorio, ma un po' ovunque in Italia, perché io ho avuto la fortuna di fare l'obiettore di coscienza all'interno dell'ARCI, una delle più grandi associazioni italiane. Nasco all'interno di questa grande associazione italiana, nella quale poi ho deciso di proseguire un'attività anche di formazione specifica sul management del no profit. Sono stato tra i promotori di una cooperativa sociale, la Cooperativa Sociale in Rete, di cui ancora oggi mi onoro di essere presidente, e poi nel corso degli anni abbiamo creato un sistema associativo, cooperativo. Poi per altre ragioni io oggi mi occupo anche all'interno di una società profit, sono vicepresidente di Entotan, e quindi provo a tenere insieme, a coniugare all'interno di un contesto dove con i miei soci, con i miei attuali compagni di viaggio, proviamo a tenere insieme queste tensioni, no? Queste tensioni positive tra terzo settore e impresa profit, provando a costruire progetti di senso, progetti generativi, coesivi e inclusivi. E in questo senso, quindi, mi vorrei chiederti come sei riuscito a coniugare terzo settore, impegno sociale e imprenditoria profit? Allora, dipende molto dalla chimica delle emozioni, da la condivisione di valori, sogni, idee che si stratificano all'interno di comunità sociali, comunità di impresa. In tanti anni ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare delle persone con le quali abbiamo condiviso non solo l'idea di costruire dei progetti di trasformazione territoriale, ma anche di trasformazione di organizzazioni o di imprese. Quindi da sempre con questi compagni di viaggio abbiamo immaginato di dover costruire, no, delle politiche di impresa, delle politiche di intervento sui territori, e nel fare questo ci siamo resi conto che in fondo la natura giuridica, no, sia che tu agisca con una cooperativa sociale, sia che tu agisca con un'impresa sociale oppure con un'impresa profit, ciò che conta non è non è la massimizzazione del profitto, non è produrre un lavoro perché alla fine devi generare un fatturato, devi generare un utile. Quindi noi da sempre abbiamo fatta nostra, no, una lezione che oggi sembra essere diventata trainante. C'è questo trend degli impatti, dell'investimento impact, della produzione di indicatori sociali e ambientali, che oggi è diventata una tendenza. Oggi tutti ne parlano, a volte alcuni ne parlano anche più come un'operazione di marketing che non come un'operazione sostanziale. Però per noi è un fatto
non scontato, perché ogni giorno devi sul campo produrre risultati tangibili, però la nostra mission è quella appunto di utilizzare gli strumenti di impresa sociale, economica, profit, per produrre risultati sui territori. E secondo te, al giorno d'oggi, quanto è importante l'innovazione sociale e l'innovazione tecnologica? Ma allora, sono due dimensioni importanti. Sono importanti perché oggi viviamo una transizione non solo economica, energetica, ma anche tecnologica. Viviamo una seconda fase di trasformazione tecnologica, perché già una prima fase è stata quella di fine anni 90, primi anni 2000. Quella è stata la fase della digitalizzazione. Oggi invece la trasformazione tecnologica impatta in tutti gli ambiti della nostra vita, e quindi oggi la tecnologia è importante in quanto fattore di sviluppo, è un abilitatore sociale, un abilitatore di sviluppo locale delle comunità, e va di pari passo con i temi dell'innovazione sociale, perché oggi l'innovazione sociale, che significa dare delle risposte anche a dei vecchi e nuovi bisogni che non scompaiono, l'innovazione sociale non è altro che la capacità poi da parte di comunità resilienti, delle comunità sociali, di riorganizzarsi e di provare a fornire delle risposte ai vecchi bisogni e ai nuovi bisogni in modalità nuove. E tra le modalità nuove, la tecnologia e il digitale diventano fattori abilitanti, fattori importanti, imprescindibili, ma bisogna sapere che essendo fattori abilitanti, al centro di tutto c'è l'uomo, c'è la comunità, ci sono i territori. Quindi la tecnologia non è un fine, ma è uno strumento, e bisogna inscriverla dentro una cornice etica di uso e sviluppo della tecnologia. Quando la tecnologia diventa uno strumento ben utilizzato, è la chiave del successo, è quella fondamentalmente. Quindi probabilmente la soluzione, la risposta è che non vada né demonizzata né messa su un piedistallo come se fosse, diciamo, la risposta a tutto, ma utilizzata come strumento e come opportunità, tant'è che oggi, proprio in questo momento storico particolare, ci troviamo a poter sopperire a tantissime cose proprio grazie all'innovazione sociale e alla tecnologia, ovviamente. Quindi penso che siamo in linea anche su questo. Allora, su questo solo una battuta: Paul Virilio, autore che oggi non è più in vita, ricordo che ha scritto una frase molto bella ed emblematica. Ha detto quando è stato inventato il treno e quindi i vagoni ferroviari, è stato inventato anche il primo incidente ferroviario, no? Allora, qualsiasi innovazione si porta dietro anche degli aspetti che possono essere negativi, ma non per questo bisogna bloccare il progresso. Come dicevi tu prima, dipende molto dall'uso che si fa di una tecnologia. Possiamo utilizzare il cellulare per diventare schiavi, no? Dell'infosfera, per non riuscire più a, nell'overload informativo, non riuscire più a decodificare i messaggi, a interpretare la realtà, a interpretare i fatti. Oppure possiamo utilizzare il cellulare come una bussola, come uno strumento per muoverci, per filtrare l'informazione. Questo dipende molto dalle fonti informative, dalla capacità critica, consapevole, di selezionare ciò che leggiamo e ciò che ci circonda. Quindi dipende molto dall'uso. E però in questo c'è bisogno anche di un'educazione, ad una fruizione responsabile. C'è bisogno di cittadinanza digitale attiva e responsabile. Questi sono temi non disgiunti da quello che dicevamo prima, no? Un percorso di servizio civile, un percorso di cittadinanza attiva. Quando parliamo di tutela dell'ambiente o dei beni comuni, o di essere di supporto alle persone svantaggiate, alle persone fragili, questi temi sono importanti, come oggi è importante utilizzare il digitale in una società globale, locale, no? In una società globale noi dobbiamo imparare a utilizzare la tecnologia e il digitale non per essere piegati noi alla tecnologia, ma per piegare la tecnologia a quelle che sono le finalità di inclusione e di coesione sociale. Sono assolutamente d'accordo con quanto hai appena detto.
Adesso vorrei tornare un attimino indietro a quelli che sono quello che è il tuo impegno nelle organizzazioni sociali e del terzo settore di cui ci hai già parlato. Noi ti abbiamo studiato abbastanza bene e sappiamo che sei impegnato anche nella promozione del servizio civile. Quindi ci racconti un po' di cosa ti sei occupato e anche quali sono le opportunità che secondo te il servizio civile può offrire ai giovani. Quindi Arci Servizio Civile è un progetto, un APS, un'associazione di promozione sociale, una centrale associativa italiana che promuove il servizio civile in tutti i territori, in tutte le regioni e poi negli ambiti territoriali. Quindi con Arci Servizio Civile Lamezia Terme e Arci Servizio Civile Calabria abbiamo creato in un ciclo di lavoro che in qualche modo ci vede impegnati da circa 10 anni nel progettare sul territorio degli interventi di servizio civile. Quello che fa Arci Servizio Civile è realizzare dei progetti con i partner che sono in genere cooperative sociali, associazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale e anche enti pubblici, perché gli enti pubblici possono con la nostra struttura progettare insieme degli interventi per coinvolgere i giovani sul territorio o all'interno delle organizzazioni sociali. Ed è un meccanismo molto bello, molto interessante, perché permette a dei giovani per un periodo di 10 mesi di impegnarsi, di sentirsi parte attiva nella propria comunità, tutelando, lavorando in un museo, collaborando nell'organizzazione di eventi, di festival, no? Oggi mancano a tutti questi eventi per via della fase pandemica, però questi momenti ritorneranno, me lo auguro, siamo tutti molto fiduciosi e quindi i ragazzi, cioè i giovani impegnati nel servizio civile anche subito dopo questa fase pandemica, nella fase post-Covid, potranno garantire la ripresa e la riapertura delle biblioteche, dei musei, delle sale cinematografiche, dei teatri, di tutti quegli spazi sociali che saranno quanto mai importanti per noi tutti, ma anche garantire non so, la socializzazione su un parco verde, essendo di supporto a quelle che sono le forme, no, di tutela attiva del territorio. E quindi è un lavoro che noi abbiamo fatto, l'abbiamo sviluppato sicuramente con un focus sulla città di Lamezia Terme, producendo anche numeri importanti a livello nazionale, perché noi ogni anno gestiamo circa 60-70 volontari. Questi volontari non li gestiamo direttamente, noi facciamo un'attività di affiancamento, di supporto, di progettazione per le associazioni, per una rete territoriale di terzo settore o per enti pubblici, e quindi poi questi giovani vengono con un bando pubblico, vengono selezionati e si procede a creare dei piani di lavoro all'interno di queste organizzazioni. Sono numeri importanti e posso dire che moltissimi di questi ragazzi, di questi giovani, in molte di queste organizzazioni rimangono poi a lavorare. Quindi il servizio civile ti dà la possibilità non solo di essere un cittadino impegnato, non solo di metterti in gioco, di lavorare su te stesso all'interno però di una comunità, di relazionarti con il tuo territorio, ma anche eventualmente di sviluppare delle competenze. Quelle competenze domani possono essere utilizzate all'interno di un contesto lavorativo che molte volte può coincidere anche con l'ente nel quale tu hai realizzato quell'anno di servizio civile. Sappiamo poi che comunque ti sei sempre impegnato a livello sia locale che nazionale nella creazione di reti e di network di collaborazione, tant'è che potresti essere definito un uomo di rete. Quindi potresti raccontarci com'è che riesci a connettere così tante realtà diverse e come si fa a costruire una rete intelligente e collaborativa? Guarda, allora esistono tante reti ed esistono tanti motivi che possono spingere, no, una persona, un'organizzazione a lavorare sulla costruzione delle reti. Si può fare un lavoro sulla costruzione di reti territoriali, una costruzione sulle reti degli italici o sulla rete dei migranti. Penso alla diaspora, no? Quindi provare a riconnettere persone che oggi non vivono più sul tuo territorio, ma che operano, lavorano in altri stati. E quindi la costruzione di reti e network può avvenire per tanti motivi,
Però per farlo poi c'è bisogno comunque di una dote, bisogna secondo me essere molto generosi, perché chi costruisce reti, chi lavora quotidianamente, no? nel provare a diventare nodo di reti, deve comunque mettersi in gioco. È un'attività molto dispendiosa in termini di energie relazionali, che però è anche molto gratificante. Però bisogna farlo in maniera disinteressata anche quando l'obiettivo può essere di natura commerciale. Quindi chi lavora sulle reti lo deve fare, innanzitutto deve avere delle doti. La prima dote, la prima qualità è la generosità, l'empatia, la capacità comunicativa, la capacità di entrare in relazione con gli altri, e secondo me tutto questo può avvenire nel modo giusto, se indipendentemente dall'obiettivo ultimo avviene in maniera disinteressata. Cioè devi avere la passione per fare questo lavoro, altrimenti è difficile costruire reti. La cura è spesso, avere la cura è la chiave, e quindi invitiamo tutti ad essere generosi ed empatici, così da poter restituire alla comunità un po' della fortuna che probabilmente ciascuno di noi possiede e che tanti altri a volte non hanno. Allora, chiudiamo con la domanda tipica che noi ci giochiamo con tutti i nostri ospiti, Gennaro, quindi ti chiederei, secondo te, senza chi non saresti il piccolo eroe quotidiano che sei oggi per noi? Guarda, è una domanda secondo me difficile, no? Perché potrebbe apparire scontata, perché ognuno di noi ha degli eroi di riferimento, ma in realtà mi vengono in mente gli eroi quotidiani, cioè quelle persone che nell'arco di una vita hai incontrato condividendo con loro, non lo so, la stanza universitaria, no? Gli amici di università, le persone più umili che magari hai incontrato anche per strada. Cioè davvero ci sono tanti eroi quotidiani che fanno di noi quello che siamo, per stratificazioni, no, successive. Quindi ci sono sicuramente gli eroi quotidiani a cui io devo molto, no? A partire dai genitori, gli amici, i compagni di viaggio, quelle persone con i quali abbiamo sognato, abbiamo immaginato progetti, percorsi e costruzioni di comunità, a volte anche silenziose. E poi ci sono invece delle persone socialmente impegnate, no? Che in qualche modo caratterizzano, ti plasmano, comunque ti danno un imprinting, ti lasciano un grande segno interiore. Da questo punto di vista ricordo una figura, un gigante all'interno dell'Arci, che è stato Tom Benettollo, ma ho avuto come maestro anche di vita associativa Gianni Speranza all'interno, no, dell'Arci. Quindi ci sono tante persone con i quali ho condiviso periodi della vita che mi hanno lasciato molto, mi hanno insegnato molto e continuano a essere, ripeto, anche laddove queste persone tu non hai più la possibilità di incontrarle, di frequentarle, sono dei maestri silenziosi o maestri con i quali puoi confrontarti. Quindi poi abbiamo tantissimi, ognuno di noi ha tanti punti di riferimento, no? A livello digitale ho la mia cartella dove ho scritto, no, una cartella che si chiama I Maestri, e dove in questa cartella inserisco scritti, riflessioni e aspetti che mi hanno colpito e che provo in qualche modo a sedimentare, a rielaborare per essere migliore, perché poi ognuno di noi deve lavorare su se stesso. Bisogna auto, come dice un amico, Luca Meldolesi, riprendendo il pensiero di Albert Hirschman, bisogna autotrasformarsi, no? Bisogna compiere una rivoluzione interiore ogni giorno dentro se stessi. Continuamente, quindi in sostanza la tua risposta è tutte le persone, tutte le esperienze, tutta la cultura che mi ha portato ad essere dove sono oggi, fondamentalmente sono i miei Robin, ecco, chiamiamoli così. Allora Gennaro, noi ti ringraziamo, hai avuto un sacco di spunti di riflessione, come ovviamente immaginavamo, altrimenti non ti avremmo invitato. Io e Marianna davvero siamo molto grati a te per aver accettato il nostro invito. Invitiamo tutti a seguirci sulle nostre piattaforme, siamo presenti su Video Podcast, su YouTube, insomma Google Podcast, siamo diversi, seguici sui social. Quindi Gennaro, se anche tu non ci segui, mi raccomando, recupera questo gap. E invitiamo tutti ad aspettare il prossimo appuntamento che uscirà a breve. E niente, grazie ancora. No, grazie a voi.